hanno già presi da inizio alle prime azioni. Allora, iniziamo a premiare. Allora, va fatta una premessa per quello che riguarda il maschile, un po' il femminile. Sono stati presi in riferimento solo gli scout, per cui le azioni nati fatte sul settore giovanile. Non è stata presa in considerazione, tra virgolette, il discorso Serie C, anche perché ci premeva premiare soprattutto a livello giovanile, per cui ovviamente le percentuali sono calcolate sull'attività del settore giovanile Serie C compresa. Okay. Allora, iniziamo con il premio per il miglior la miglior ricezione. La miglior ricezione del settore giovanile maschile. Le nomination sono per Falchi Gianmarco. Sigoni Matteo, Elio Magrini Andrea, e con il 43% di ricezione perfetta e con la motivazione perché finché gliela daranno lui la riceverà la palla, vince Falchi Gianmarco! Allora, settore femminile, iniziamo dalla maggior presenza con le nomination di Catana Agnese, Spatola Flavia e Curti Francesca. La motivazione è perché quando uno nasce con la maglia della Marconi e non vuole indossare altri colori, a costo di rinunciare lo scorso anno alla pallavolo e per riproporsi più carica che mai e dare il 200%, vince Curti Francesca! Complimenti! Quando ho cambiato le spontanee al femminile? Ma niente, la dai? Ecco, complimenti. Brava! Allora, miglior muro! Ole! 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 Nomination! Vanessa Lorenzo! Costanzi Riccardo, Finaglia Riccardo, e con 0,5 muri a 7, e per la motivazione per aver trovato nella pallavolo un'alternativa professionale di portapuntiere in maniera da poter finalmente coronare questa diabetica storia d'amore, vince Riccardo Costanzi! Riccardo!
Passiamo al fondamentale della battuta, miglior battuta. Le nomination, vorrei sottolineare che già avere una nomination è già un risultato, quindi devono sentirsi onorate tutte quelle che sono nominate. Nomination per Conti Giulia, Cori Elena e la tamponata Monaci Francesca. Per la determinazione con cui si è ripresa la sua Marconi dopo un anno di pausa, sin dall'inizio della partita, ovvero dai 9 metri, vince Elena Gori. Miglior battuta, grazie. Miglior nomination, Marini Andrea. Segoni Matteo. Mantanelli Federico. E con 0,49 Eis Aset. E per la motivazione, dato per scontato che il miglior amico dell'uomo è il cane e quello delle donne sei sicuramente te, il tuo braccio tornito da artefici di tanti Eris sarà solo frutto della palestra o anche della solitudine? Vince Mancanelli Federico! Andiamo con la miglior ricezione. Allora, la prima nomination è d'obbligo perché sennò non dormo stasera, quindi Proietti Pepanelli Gaia. La seconda nomination è per Zanelli Valentina. E la terza, questo momento difficile, Piccioni. Con la speranza che le buone premesse emerse nei fondamentali di seconda linea quest'anno non svaniscano nella disperata e continua ricerca di un partner, vince Piccioni. Miglior attacco, il nomination, Magrini Andrea, Sigoni Matteo, Pagliacci Alessandro, con 5,77 punti a 7 e con una motivazione per aver ricevuto richieste di risarcimento danni da tutti i palazzetti dell'Umbria, Piemonte e Veneto, dopo aver ammaccato individualmente il loro parquet, vince Marini Andrea! Andiamo avanti con il miglior attacco del femminile. Nomination per Capitan Baldoni Michela, Costanzi Agnese e Cruciani Viviana. Per ferire puntualmente da 2 anni tutte le difese avversarie senza trovare ostacoli
ed essere migliorata anche nella gestione del frigorifero, dice Baldoni Nicola. Ma basta maestro. Maggior percentuale di allenamento stagione 2010-2011. Qui non abbiamo il rilascio perché i numeri sono quelli. Con il 99% delle presenze. E due assenze solo su 181 allenamenti e per aver perché su 179 allenamenti fatti 180 volte la palla si è cannita su di lui, salvo poi restituire il favore sul muro che ha dato la finale, vince Damiano Di Tutta. Miglior duro, nomination per tre centrali, la prima è Brocco Valentina, e sono contento che sono tutti giovanissimi, Cesaretti Chiara e Borgiani Francesco, per aver ricevuto delle città, delle squadre avversarie, per la crescita del fondamentale che l'ha portata ad essere uno dei punti di forza di tutte le squadre con cui ha disputato campionati, vince Cesaretti Chiara. Premio Lourdes 2011. Nomination, che è stata veramente dura. Nomination nel maschile, Lourdes 2011. Maltanelli Federico, Segoni Marco, Testa Guzza Luigi. Con la motivazione di se per una grande parete ci vuole un grande pennello, per un piccolo uomo è consigliata una piccola moto o biciclo, altrimenti pare. Vince Segoni Marco. No, c'ho il premio Lourdes anch'io. Allora, c'è una citazione che sulle tre nominate una oggi non è presente. Proprio perché è a Lourdes, sembra una battuta ma è vero. Quindi l'assente e nominata, prima nominata è Aristei Arianna, mandiamo un applauso fino a lui. Seconda nominata, Broccolo Valentina. E la terza nominata è Catana Agnese. Vogliamo sottolineare che il premio Lourdes si dà a quel giocatore o giocatrice che ha avuto più inconvenienti durante la stagione, chiaramente. Con la motivazione, perché diventare un elemento importante per la squadra, anche quando non si gioca, a causa di una spalla ballerina non è cosa da tutti i giorni, vince Catana Agnese.
Allora io ho riservato due premi finali, che sono due premi speciali, che sono frutto di un totale di 5 anni della mia presenza a Spoleto e che sono appunto frutto di una somma matematica, ma che sono comunque poi risultato di due persone che comunque hanno dimostrato con i numeri e non solo con i numeri, ma con un atteggiamento, un modo di essere, una presenza importante di essere dei veri atleti. Io vorrei premiare come ultimi due premi colui, anzi coloro, che hanno avuto la più alta percentuale di allenamento da quando hanno iniziato a giocare a pallavolo e che hanno fatto il maggior numero di allenamenti da quando hanno iniziato, sotto la mia gestione, a giocare a pallavolo. Allora, il primo premio va a colui che ha avuto la percentuale più alta di allenamenti in questi anni, lo leggo in italiano perché in inglese non sono capace. Allora, per cui il premio speciale a colui che ha avuto la più alta percentuale di allenamento nella Giappesis Era, quindi nell'era Giappesis qui a Spoleto, perché l'aver saltato 36 allenamenti in 4 anni dà l'esatta idea della costanza, della passione e dell'impegno di un vero atleta e è con vero piacere che do questo premio a Alessandro Pagliacci. Ciao Pascucci. Il secondo premio è per colui che invece in questi, nella era giapponese, ha fatto il maggior numero di allenamenti e perché? La motivazione è perché l'aver effettuato 904 allenamenti e 215 partite in 5 anni hanno fatto di te l'atleta più rappresentativo della giapponese era. Atleta e ragazzo in gamba fuori e dentro il campo e vince Matteo Segoni. Sta confessando. Mi dichiaro marito. Che grazie di venire.